Ciao gamer, benvenuto a Pokegamers. Oggi andiamo a vedere la battaglia di Tonin Art che ci ha mandato. Allora, ci ha mandato 8 battaglie. e nell'ultima mi ha scritto: pubblicatelo almeno una volta. È vero, ma il fatto è che noi li prendiamo randomicamente, quindi anche se ne hai messe tante, hai sempre poche possibilità perché ho un po' di mail qua. Comunque, oggi andiamo a vederla, andiamo subito a vederla. Musica esplosiva. Sfida contro Matthew di, vabbè, Tonin Art, non mi ricordo come nel, era Yosuke tipo il suo nome in gioco. Allora, Landorus contro Drifblim, tutti e due shiny. Allora, privazione, ok. Anche perché io so già cosa sta per fare Zoroark. Che cattiveria. Ok, ok. Zoroark che ci butta un ripicchia. Un ripicca. Ok, no, mi aspettavo un Drifblim perché Drifblim di solito fa evasione. E quindi questo Zoroark mi ha un attimo colpito. Ripicca contro Sylveon che non farà nulla perché Sylveon non ha attacco fisico. Ombra artigli. Ok. Gran voce. Farà male. Ma... esatto, male soprattutto su Zoroark che è abbastanza scarsetto per quanto riguarda la vita. Swampert, quindi Antonio in questo momento sta... è shiny anche. Si chiama Soul. Electros. Tonin, ti sei dimenticato che Swampert è anche terra? Non so. Perché molto, molto spesso levitazione, ok, e lui si è dimenticato che tu hai levitazione, ok. Aspetta, cascata. E giga assorbimento su Electros, ok, ti ricordavi che è speciale, ti ricordavi che era anche terra, ok, ok. Gelo pugno. Non farà moltissimo, anche perché Electros è abbastanza tanky, non tantissimo, ma abbastanza. E quindi il nostro Mega Swampert va KO, giù la Mega. Tra l'altro sono tutti e due team con tutti i shiny, mi sento. Il che significa tante tante uova. Energy Palla. Ok. Invertivolt. Ok, ok. Quindi è speciale questo Electros, di solito si vede molto fisico, perché comunque ha le stat più alte fisiche, però ci sta. Mandibuzz, quanto adoro questo Pokémon, anche se è bruttissimo, però lo adoro. Cioè, non subisce danno, non subisce proprio nulla. Ripicca. Non farà... fa abbastanza. Ok, ok, fa abbastanza. Chandelure fa KO. E abbiamo il nostro avanzi su Mandibuzz, come è standard mettere. Large Prof. Ok, un Dragonite Shiny. Vediamo cosa succede, perché quando io vedo un Dragonite ho sempre paura, perché so com'è il mio Dragonite. Gyarados. Ok. Prepotenza, ok, quindi sappiamo che non ha Moxie. Dragartigli, quindi non sta setappando. È andato per l'attacco puro, diretto. Mega Gyarados. Ok. Mega Gyarados è tanto figo. È proprio bello da vedere, in quanto è potente, ti dà la forza di potenza. Extra rapido, non farà molto. Gelo denti. Forse multisquama ti salva per un... no. Un KO diretto. Wow. Non c'è male. È abbastanza potente Mega Gyarados, devo dire. Nimbus, quindi abbiamo finalmente il Drifblim, che probabilmente farà minimizzatore. La butto là. No, fulmine, ok. Fulmine, quindi manderà probabilmente KO Gyarados. Sopravvive con due... wow. Proprio tanky sto Gyarados, wow wow. Allora, vedo che mancano pochi turni comunque. Green Machine. Ah, ok, quindi... oddio. Muffin versione terza evoluzione. Allora, quello lì era un gelo denti che non gli ha fatto nulla. Wow.
Ok. Ago difesa, ok. Sì, ago difesa è una mossa abbastanza potente. Gelo denti e Gyarados fa KO. Perché si è fatto male, poretto. Allora, quindi abbiamo... Un attimo, sto cercando di ricordarmi il nome. Com'è che si chiama la... Anto, com'è che si chiama la terza evoluzione di Muffin? Sylveon contro... Eh? Io non mi ricordo più i nomi, gamer, ti giuro. Chestnut. Ok, Chestnut fa KO. E hai sconfitto Matthew. La battaglia finisce qua. Ok, Yosuke, also known as Tony Nart, team figo. Mi piace il team. Hai usato un po' di leggendari, però su via. Cioè, ci stanno comunque. Team bello, appunto, tutti shiny. Wow, hai avuto tanta pazienza. Consigli? No, nessun consiglio da darti, quindi continua così. È un team davvero bello e mi piace molto quel Mega Gyarados perché è abbastanza tanky. Comunque, se vuoi mandarci un gameplay, qua c'è il bottone che ti manda al video di Antonio che ti spiega come fare. Ti serve un 3DS normale, non, nulla di strano. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, fammi sapere se c'era qualcosa che poteva fare al posto di qualcos'altro, non so, anche perché vedo che vi piace interagire con i video che carico, quindi sì, lasciami, fammi sapere, ecco. E direi che per questo video è tutto. Ciao gamer!